Benvenuti in nuovo appuntamento con il nostro talent. Anche questa sera ospiteremo talenti in remoto, ovviamente per via della ripresa in molte scuole di musica e di danza, e quindi ancora ci avvarremo del remoto, chissà per quanto tempo ancora siamo sotto l'egida Covid-19. Comunque credo che insomma si possa apprezzare largamente la qualità, la bontà di quello che offriremo questa sera. I ragazzi che si esibiranno dalle proprie scuole, dai propri sanificatissimi locali di studio, con le loro performance, sia in fatto di canto sia in fatto di ballo. Ma andiamo per ordine, noi siamo soliti aprire con un ospite che ci parla di associazionismo, si parla di giovani, in apertura si parla di eventi, e noi di eventi trascorsi, perché siamo a conclusione di estate 2000, siamo già in autunno, siamo già, voglio dire, in una nuova stagione, ma facciamo un compendio, ecco, le attività svolte durante l'estate. Ed è una manifestazione questa che abbiamo decantato anche dal nostro canale, anche da questa tribuna, dal talent, perché ha abbracciato un intero arco di un paio di mesi con tutta una serie di micro eventi, sia musicali, sia teatrali, sia di danza, straordinari. E noi, per fare il compendio a Film Music che si è tenuta questa rassegna Palazzo Amaduri di Gioiosa Ionica, abbiamo il patron della manifestazione, che è sempre caro e vicino al nostro canale anche per altre vicissitudini, perché lui nasce come filmmaker, regista e quant'altro. Ora patron di questa manifestazione, con noi a distanza e collegato per parlarci appunto di questa nuova edizione Film Music 2020. Come è andata, Alberto Gatto? Film Music nasce come un festival delle arti perché vuole unire il cinema alla musica. Anche la sua stessa parola, la stessa denominazione vuole in un'unica parola unire queste due forme d'arte che cerchiamo ogni anno dopo anno di migliorare sempre più. Ringrazio tantissimo il gruppo Flexi Brass Quintet, che grazie a loro è iniziato questo progetto di imbastimento di una piccola orchestra di musiche per film che stasera è alla sua seconda esibizione. La prima fu a gennaio di questo anno, prima del cataclisma, e questo oggi praticamente riusciamo a riproporre quella esperienza fatta con delle migliorie sicuramente, e quindi mi piace presentare questo. Mi sono molto emozionato perché è un progetto che mi appartiene tantissimo, sono molto legato alla musica e molto legato al cinema e cerco di unire le due passioni in un'unica. Dopo questa serata vorrei riuscire a costruire un progetto che riesca a includere anche altre realtà di questo territorio, riuscendo semplicemente a farle esprimere attraverso i loro scopi. Non dobbiamo a forza tutti quanti lavorare per il cinema o per la musica, dobbiamo riuscire a portare avanti un'idea di bellezza con le possibilità che tutti noi abbiamo. Non è detto che ognuno debba essere un regista o un musicista per partecipare ad un festival, è importante la condivisione e la partecipazione. Perché per noi è importante riuscire a condividere, a comunicare e distribuire anche la nostra voce per quello che facciamo, perché la nostra ispirazione è solo la bellezza, è la pace e la serenità, che vi auguro a tutti quanti. Grazie.
E veniamo alla rubrica anche questa settimana dedicata ai vincitori del Social Music Contest. In quale sezione? Intanto ascolteremo musicisti che sono allievi di clarinetto delle prime e seconde classi della scuola secondaria dell'Istituto Comprensivo Monteleone Pascoli di Taurio Nova. Il loro insegnante è il professor Stefano Calderone. Ascoltiamo subito Aurora Lessi in Setting Off, Pony Ride, Beginning. E quindi altri allievi subito dopo, ma cominciamo con la nostra Aurora Alessi. E ancora Andrea Lofaro esegue Close numero 2, duetti dal metodo progressivo. Ricordo che stiamo parlando della Music Social Academy, questo concorso che è andato in remoto sia in primavera sia in estate. Adesso stiamo proponendo anche noi al nostro talent, questi talenti di Calabria, esibirsi con i loro cavalli di battaglia. Dicevo, Close numero 2, Andrea Lofaro. Mm-hmm.
E passiamo alla danza con il corso Special, che rappresenta un traguardo importante nel mondo ABC, perché vede il raggiungimento di un obiettivo molto importante. L'ABC intanto è l'Accademia di Musica di Ballo, nostra consorella in questo viaggio talent. I protagonisti sono dei ragazzi diversamente abili che riescono a trasmettere le proprie emozioni attraverso la danza. Si dice che in vino veritas, ed è proprio così. Posizione, in posizione, vai. Ed è proprio così, da ubriachi si dice sempre tutto, soprattutto dediche d'amore, signori. Il nostro gruppo Special col samba! Solo con te, sogno immerso in una tazza di tè, ma che caldo qua dentro, ma che bello il momento. Quando sono con te, non so più chi sono perché crolla il pavimento e mi sciolgo di dentro. Quando penso a te, mi sento denso perché io ti tengo qua dentro di me, io ti tengo qua dentro con me. Me sobriacato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado di notte a cercare le parole, quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento. Sento quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba, e come parte, come ritorna l'odore dell'onda. Quando io sono solo con te, cammino meglio perché la mia schiena è più dritta, la mia schiena è più dritta. Quando sono con te io mangio meglio perché non mi devo sfamare, non mi devo saziare con te. Me sobriacato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado di notte a cercare le parole, quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, e come parte, come ritorna, l'odore dell'ombra. Tutti questi bacini, fermi così, che adesso devo presentarvi. Iniziamo con la piccola Sara e Rosario. Signore e signori, la nostra Sara ha soli 11 anni. Facciamo un grossissimo applauso. Vai Saretta, puoi andare, vai Sara con Rosario. Poi abbiamo Antonio e Benedetta.
il nostro magnifico Francesco, ha 12 anni, ma si comporta ormai da ometto con la nostra Teresa. Fai un passo avanti. Lui è Mr. Domenico e Stefania. Allora, l'ultima volta che ho ceduto il microfono a Domenico non è stata una bella esperienza, visto che mi ha mandato a quel paese. Perciò non vogliamo ripeterlo. È vero, Domi? Saluta, saluta. Ciao e andiamo a cambiarci. Poi abbiamo la nostra elegantissima Manuela con il dolcissimo Maurizio. Allora, io te lo dico qui, davanti a tutto il pubblico. Lo posso dire, genitori? Sì. Cosa ti ho promesso se fai il bravissimissimo? No, aspetta, io lo devi dire al microfono. Cosa ti ho promesso? Una scatola di attrezzi. Che attrezzi? Linee e altre cose. Quindi, signore e signori, se avete telefonini da buttare, li portate a... Lo devi dire, a chi li devono dare? A Domenico. A Domenico. Domenico è la mia dolce Maria. E adesso la nostra classifica un po' datata in questo periodo con i brani più gettonati negli anni che sono stati. Vediamo che cosa ci propone il nostro VJ questa settimana, Vincenzo Muscolo. E bentornati cari signore e signori con il nostro consueto appuntamento del sabato sera con il vostro VJ Vincenzo Muscolo. Questa settimana ascolteremo ancora delle nuove canzoni, canzoni prese un po' da ogni anno, insomma, ogni tempo, ogni decennio, che ci ha regalato musiche e canzoni fantastiche. Quest'oggi mi piacerebbe però dedicare la puntata a un solo artista, un artista che ha compiuto gli anni, che è uscito da poco con un singolo nuovo, che uscirà con un album nuovo e probabilmente con un nuovo tour quando il coronavirus lo permetterà, quando finalmente verrà debellato e arriverà il vaccino e si potrà tornare a fare i tour bene come si poteva fare una volta, con tranquillità e senza i vari distanziamenti e i vari accorgimenti. Sto parlando di Bruce Springsteen, il re del rock, e incominciamo con una sua bellissima canzone, con un live, Sherry Darling di Bruce Springsteen.
una canzone eccezionale, allegra, bellissima, e una canzone che rimane nella storia con la Shirley Darling. Ora passiamo a un'altra, però, una che non tutti forse conoscono, ma è una canzone bellissima, uno dei maggiori successi di Bruce Springsteen, Drive All Night, dedicata alla donna che, cioè i personaggi sono due. Sono un uomo e una donna, un uomo che ha da poco perso l'amore della sua vita perché è stata uccisa in un incidente stradale. Ed ecco che gli dedica una canzone, Drive All Night, ho guidato tutta la notte per cercarti, ma tu sei in mezzo agli angeli. Drive All Night di Bruce Springsteen, una canzone dolcissima. Sometimes I think I lost my guts too. I wish God would send me the word, send me something I'm afraid to lose. Lying in the heat of the night, we're prisoners all our lives. I get shivers down my spine, girl. All I wanna do is hold you tight. Well, I swear I drive some shoes and to taste your tender charms. And I just wanna sleep tonight again in your arms. Oh yeah, oh yeah. Tonight this fallen angel, and they're waiting for us down in the street. Tonight this calling strangers, hear them crying in their feet. Just dry your eyes and come on, come on, come on, come on, let's go to bed. Baby, 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 I swear I'd drive all night again just to buy you some shoes and to taste your tender charm. And I just wanna sleep tonight again in your arms. Oh yeah, oh yeah. Thank you.
satisfied, waiting on the edge of time. They're out there for high, but baby, they can't hurt us now. I travel
Abbiamo ascoltato Drive All Night di Bruce Springsteen, The Boss, il numero uno. E ora non possiamo non chiudere con una delle sue canzoni più popolari, che conoscono un po' tutti, quelle nazional popolari, non solo per gli appassionati, quella che anche i giovani magari si ricordano. Qual è? Born in the USA? No, Dancing in the Dark, una canzone che fa ballare ancora tutti, grandi e piccoli, con un ritmo eccezionale, con un video spettacolare preso da un suo live, con una ragazza che viene invitata a ballare. Ora lui prontamente, ogni concerto, prende una ragazza a ballare, anche se un po' vecchiotta, prende, la porta sul palco e cominciano a ballare questa canzone bellissima che è Dancing in the Dark. Con noi ci vediamo sabato prossimo per una nuova puntata. Grazie a tutti, buon weekend. Cambiamo decisamente registro nella centralità di questo talent, il nuovo appuntamento di questa settimana, perché da un paio di mesi stiamo dando anche ospitalità, si fa per dire, ovviamente, anche a persone che possono, insomma, rinverdire certi pasti di grandi artisti di un tempo, o che comunque possono, ecco, raccontarci la terra attraverso la musica, cioè storie, ecco, che narravano i nostri nonni, musicati e quindi proposti da chi, ovviamente, se non dal nostro, insomma, leader in questo aspetto, ma non soltanto nostro, perché apprezzatissimo anche su altri canali, anche nazionali, dalla Sicilia. Con furore, aggiungo io una battuta, il nostro Bartolomeo. La convivenza forzata in casa a motivo della pandemia ha accentuato gli attriti di alcune coppie che, come nel caso riportato nella canzone precedente, sono finiti in tragedia con il femminicidio. Ma ha rafforzato altre coppie che hanno trovato il tempo e il modo per rispolverare le foto e i video del loro fidanzamento, del loro matrimonio e di altri momenti della loro vita matrimoniale, ritornando così a volersi bene e ad apprezzarsi nonostante i difetti reciproci, che non mancano a nessuno. Alcuni addirittura che vivevano separati, come nel caso dei coniugi protagonisti della prossima canzone, sono ritornati a vivere insieme. Ma perché si erano separati? Perché in questo caso la moglie si era lasciata dominare da un brutto sentimento, una brutta qualità che tutti abbiamo bisogno di tenere sotto controllo. Questa qualità negativa è l'orgoglio. Così la moglie aveva lasciato il marito e, lasciandosi dominare dall'orgoglio, aveva impedito al marito di poter manifestare o spiegare la situazione, che lei aveva considerato un tradimento, ma che in effetti era un malinteso che il marito poteva dimostrare. Ma quando, dopo ripetuti tentativi, messaggi e telefonate, la moglie è stata disposta ad ascoltare come erano andate realmente le cose, dopo tempo è ritornata dal marito e così si è salvato questo matrimonio. La canzone che adesso vi presenterò, sempre con voce e chitarra, si intitola Ritornerai. Thank you.
triste questa mia vita senza di te. Non posso stare, ti prego amore, di ritornare. Ritornerai, lo spero tanto, come un'alba dopo il tramonto. Ritornerai sera, io t'ho chiamata, le mie ragioni hai ascoltato, come un uccello che torna al nido. Io con un dito il cielo ho toccato, stringimi forte, baciami amore, stringimi forte, non mi lasciare. Altra sezione del nostro talent dedicata ai video, perché anche questa settimana abbiamo la nuova uscita dei nostri realist, cioè coloro i quali prendono un tratto della nostra socialità, della nostra attualità e la ripropongono in delle clip di pochi minuti, 3-4 minuti, ecco, magari con un farcendo il tutto, ecco, con dell'ironia. Sono i ragazzi abilissimi che si dilettano, ma anche comunicano attraverso i loro video realist. Benito era lontano da un terrone moment, solo come un terrone può essere. Ma sapeva che il suo spirito poteva essere indebolito da un terrone moment. Ehi, ma c'ero io! Ma c'ero io, cioè, non l'hai vista la freccia? Dai, spostala per favore! Sembra giusto? Ma che vuoi? Che cosa vuoi? Che fici? Che cosa ho fatto? Mi spieghi che vuoi? Che vuoi? Ho messo la freccia, dovevo parcheggiare io, mi hai rubato il posto. E sposta? Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Il fenomeno del terrone moment può essere scagionato soprattutto dalla tipica frase: tu non sa cosa sogno è. Ecco, questo può scatenare un terrone moment. Hai capito chi comanda qua? Terrone! La prossima volta finisce male. Te spacco! Che hai detto, terrone? Attenzione a voi sensibili, state assistendo a un terrone moment. Tu non eri che lo ti spacco, scusa, guarda che sei a terra, su Mary, ma come si è combinato? Tu storto. Oddio! Chi ha fatto del male a quest'uomo? Poi c'è anche il terrone vendicativo. Ah!
bastardo, sì! Sì, mi tutti sto posto e mo te la pigli bella la macchina! Bastardo! Forza l'uomo! Oddio! E se fosse successo a un terrone anziano? Guarda ste ragazze che hanno male educate, guarda! Ragazzi, il posto era mio qua! Precedenza agli anziani! Ma che? Non c'era nessuno! Era vuoto! Ora è nostro! Il posto è nostro! Va, va, via, via, via! Il terrone anziano utilizza soprattutto questa abilità, il vecchio rincoglionito. Ah! No, non falla spostare, dai! Scusate, ora la sposto subito, dai! Ora la vado a spostare subito, scusate! Mo va imparo via ad occasione! E chiudiamo con la danza, con una rubrica specifica curata da Matteo Nesci come consuetudine, e parliamo oggi di danza classica. La danza classica che incontra l'hip hop con la danzatrice Virginia Tomarchio, una fusione di generi di danza che crea uno spettacolo senza paragoni. Sempre affascinato questo mondo così etereo, però anche molto energetico. Ci vuole tanta fermezza e lucidità, voglia di fare, soprattutto la voglia di fare, sì.
io mi sveglio verso le 6:30, mi preparo, quando arrivo in accademia ci impiego circa 45 minuti a riscaldarmi. Gli insegnanti hanno un ruolo centrale, è proprio un mentore, ti devi fidare e sapere accettare alcune volte delle correzioni o comunque dei consigli che inizialmente potresti anche non trovare come tuoi. Un'ossessione, è piuttosto per la mia esperienza una ricerca personale, anche quasi un mantra spirituale, cioè anche la sbarra, rifare sempre comunque i soliti movimenti anche messi in condizioni differenti, ti aiuta a ritrovare sempre negli stessi passi una qualità differente ogni volta. Ho conosciuto Letizia ancora prima che entrasse alla scuola di ballo e il talento era innato in lei, anche solo gli occhi parlavano di danza.
No, non fare atteggiamento, dritta. Venduto. Guarda, pum. Gentile ma dritta. No, antico. Va bene? Ok. Entra una fata ed entra comunque la luce. Questa ricerca continua di un qualcosa che alla fine non potrai mai raggiungere, perché non c'è la perfezione, è un po' la ricerca di un'isola che non c'è. Bene, con Virginia Tomarchio, con la nostra rubrica classica di Matteo Nesci, che sarà protagonista in una delle prossime trasmissioni anche delle 60 News, per incontrare un faccia a faccia con una grande maestra del palcoscenico che fu internazionale della danza e che attualmente è una delle maestre più importanti della nostra nazione. Una sorpresa, lo ascolteremo in una delle nostre trasmissioni 60 News prossimamente, e in attesa, beh, vi rimando a settimana prossima, ogni sabato 21:30 sul nostro canale, con anche il ricordo che lunedì parte anche un'altra prima serata, torna tutti in campo dalle 21:30, ma lì altre argomentazioni con il sottoscritto e con qualche altra novità, anche come soggetti presenti, come opinionisti, avremo Rocco Calandruccio, che si affiancherà a Gesualdo Albanese, e poi in questo primo appuntamento ci sarà questa, beh, io continuiamo un po' a marciarci, questa contesa verbale tra Roccella e Corigliano, speriamo che insomma si possa arrivare ad una pacificazione, ad una soddisfazione per entrambe, e che quindi anche Corigliano possa militare nel campionato di Serie D. Avremo appunto i due presidenti in trasmissione, Roccella e Corigliano, lunedì 21:30. Per questo sabato è tutto, al prossimo con il talent.